La concezione che noi abbiamo del lavoro è una concezione sociale che riguarda le attività che si svolgono nella società. Questa concezione ci deriva prevalentemente da due tradizioni, una che possiamo chiamare borghese liberale, con il suo principale rappresentante che è Weber, e l'altra che possiamo chiamare socialista, con il suo principale rappresentante che è Marx. Hegel, che sta alla base sia di Weber sia di Marx, perché per primo mette a tema in maniera sistematica il concetto di lavoro, aveva una concezione più impegnativa del lavoro, perché con esso intendeva non solo una attività sociale, ma anche il fondamento di tutte le attività sociali, ossia le pratiche che l'uomo instaura per conoscere il mondo. Per tale motivo, le famose figure del servo e del padrone hanno un significato non solo rispetto alla storia o alla filosofia della storia, ma anche, se non soprattutto, rispetto alla teoria della conoscenza, a quella che Kant avrebbe chiamato critica della ragion pura. Perché la critica della ragion pura in Hegel coincide con il processo storico. Ora mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione questa considerazione, che non so se è mai stata fatta o da chi e soprattutto se sia mai stata messa in relazione con Hegel, ma se fate caso al mito, cioè inteso come racconto fondativo della religione di Yahweh, cioè dell'ebraismo, da cui poi deriva come eresia il cristianesimo, ovvero la cacciata dal paradiso terrestre, la storia di Adamo ed Eva, che cosa abbiamo in quella storia? Abbiamo il peccato. E che cos'è il peccato? Il peccato che condanna l'umanità alla cacciata dal paradiso, così drammaticamente espressa negli affreschi fiorentini di Masaccio. Il peccato è la conoscenza. L'uomo compie il suo massimo peccato, cosa purtroppo valevole ancora oggi. Se volete dare scandalo, provate a impegnarvi culturalmente e darete molto più scandalo di qualunque altra attività possiate fare. Il peccato più grave di tutti. Gli antichi greci chiamavano questo peccato iubris. Che era quello di Prometeo, che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini, no? Lo stesso fanno Adamo ed Eva. Vogliono conoscere la vicenda del serpente, ma è l'albero della conoscenza che conta, no? E quindi Dio li punisce, dannati per l'eternità,
o almeno fino alla fine dei tempi. Ma a che cosa sono dannati? Qual è la pena che Dio infligge ai progenitori della stirpe umana? La pena è il lavoro. Nello specifico, esprimendo subito un terribile maschilismo, dice ad Adamo, Dio, che si procurerà da vivere con il sudore della fronte, quindi lavorando. E ad Eva invece dice che partorirà con dolore. Quindi mette in relazione lavoro e dolore, perché se la specie umana è fatta da Adamo ed Eva, uno lavora, l'altra soffre, partorendo. Lavorare è partorire, il parto è un lavoro e entrambe le cose sono dolore. Ma allora, se questo è vero, il mito fondativo della tradizione cristiana e prima di essa ebraica mette in relazione conoscenza e lavoro. E allora Hegel, quando, in maniera più profonda e più radicale, di Marx e di Weber, dice, o perlomeno sembra dire, che il lavoro più importante, il vero lavoro da cui tutti gli altri dipendono, è quello dello spirito, ossia della conoscenza, della scienza, delle attività cognitive dell'uomo, non fa altro che tradurre filosoficamente il mito dei miti, Adamo ed Eva. Ora, se anche tramite il riferimento alla Bibbia Hegel mette insieme lavoro e conoscenza, intendendoli in maniera interscambiabile, ecco che capiamo come la prima parte della sua opera di riferimento, cioè la fenomenologia dello spirito, che non è solo un libro, ma fin dal titolo vorrebbe essere l'espressione di come sono andate e vanno le cose, cioè il mondo è la fenomenologia dello spirito per Hegel, l'universo è la fenomenologia dello spirito, la realtà è la fenomenologia dello spirito. Per Kant solo quel libro del 1781 è la critica della ragion pura. Invece per Hegel la fenomenologia dello spirito non è solo un libro. È come stanno le cose nel mondo, è la realtà. E come stanno le cose nel mondo? Come sono disposte in quel libro? E come sono disposte in quel libro? All'inizio sono disposte nei termini di una critica a quella che Hegel chiama certezza sensibile. Allora bisogna capire l'inizio della fenomenologia dello spirito, ovvero, chiamiamole così provvisoriamente, le parti più semplici del mondo, perché lo spirito, ossia l'essere umano, quando si manifesta a livello primordiale, a livello iniziale, fa le sue manifestazioni più semplici. Un pallottoliere è più semplice di questo computer. Lo capite? E per Hegel, che cos'è il pallottoliere? Lo spirito. Che cos'è questo computer spirito? Puramente spirito. Non è che ci voglia. La Silicon Valley è puramente spirito, non a caso fa sembrare in Cina. Allora, cosa c'è all'inizio dello spirito? Delle sue manifestazioni, questo significa fenomenologia.
Quali sono le prime manifestazioni dello spirito, cioè dell'uomo? Come si manifesta la testa umana all'inizio della storia? E questo vale, attenzione, non solo per la specie, ma anche per ognuno di voi, di noi. Quindi, all'inizio, quando entriamo nel mondo all'inizio, su cosa ci basiamo? Come ci rapportiamo con il mondo? Tramite quella che Hegel chiama certezza sensibile. Certezza sensibile. Che è un errore, ma del resto il termine errore, avendo a che fare con errare, può essere usato anche come sinonimo di spirito. Lo spirito è qualcosa che erra, perché procede sempre, non si ferma mai. È un errore la certezza sensibile perché non capisce il rapporto che vi ho richiamato riassumendo la lezione precedente tra conoscenza e lavoro. Quindi, nei pochi minuti che abbiamo, faremo quanto segue. Proveremo a caratterizzare la critica che Hegel compie all'inizio della fenomenologia dello spirito, della categoria di certezza sensibile, tramite il rapporto che abbiamo instaurato tra conoscenza e lavoro. E proveremo a dimostrare che se la conoscenza è lavoro, allora la certezza sensibile non può essere un buon punto di partenza per lo spirito, il quale tuttavia deve passare di lì, per poi migliorarsi, svilupparsi, arricchirsi. Questa... Ciao, scusa, che mi ha detto Giulia? On t'attend? On t'attend perché sono alla vostra di un denier. Scusa, mi mangio il certificato. Prego, no, fate pure. No, una sola. No, fate pure. Allora, queste cose che ho detto finora avrebbero avuto l'ambizione di essere quelle più interessanti, perché vi contestualizzano gli aspetti più nozionistici o scolastici. Tuttavia, anche chi di voi avesse avuto dei problemi a capire adeguatamente quello che ho detto finora, adesso diremo cose un poco più scolastiche. Quindi, da qui in avanti, se seguite, dovreste avere meno difficoltà. Sempre relativamente parlando, è ovvio. Allora, che cosa intende Hegel per certezza sensibile? Intende una sorta di pregiudizio comune a tutta la tradizione filosofica, che si servirebbe di questo pregiudizio sia nella sua variante razionalistica, per capirsi, Cartesio, sia nella sua variante empiristica, possiamo dire Locke, se volete, per avviare il discorso circa la conoscenza, quindi la verità. Sia i razionalisti, sia gli empiristi farebbero riferimento a quella che Hegel chiama certezza sensibile come parametro fondamentale della ricerca della verità. Sbagliando completamente, perché tale parametro non ha nulla a che fare con la concezione della conoscenza come lavoro e quindi come storia. Mi permetto di farvi riflettere sul fatto che per la Bibbia stessa la storia è lavoro, perché se Dio fa iniziare la storia di fatto cacciando dal paradiso Adamo ed Eva, e Adamo ed Eva fuori dal paradiso dovranno vivere lavorando,
Allora è Dio che dice che la storia è lavoro. Ed è Dio che la storia è lavoro a causa della conoscenza, che è il peccato originale. Ma torniamo ad Hegel e alla sua critica radicale a tutta la tradizione filosofica, naturalmente da lui interpretata. Poi ci sarebbe da discutere se tale interpretazione è condivisibile o meno, ma noi qui proviamo a fare gli avvocati di Hegel. Vediamo in che senso si può parlare di certezza sensibile per gli empiristi. Secondo Hegel, gli empiristi facevano questo tipo di ragionamento filosofico. Per sapere come stanno le cose nel mondo, cioè per conoscere la verità, mi devo appoggiare su qualche cosa di indiscutibile, che non posso negare, che nessuno può negare. E che cosa sarà questo qualche cosa? Dio, potevano dire gli empiristi in epoca moderna, dopo secoli di scolastica e di medioevo. No, di certo, ci sono tutti gli atei, figuriamoci. Un termine astratto, per esempio la stessa parola verità, o le regole logiche. Figuriamoci, ci sono gli ignoranti, ci sono gli analfabeti, ci sono tante lingue nel mondo. E poi i medievali stessi discutevano sull'esistenza degli universali. Esiste l'idea di banco o esistono solo singoli banchi? Si chiedevano i medievali. Quindi anche questo lo mettiamo tutto da parte. Il linguaggio, i concetti. Non possono certo basarmi su questo per trovare la verità. E allora quale potrà essere quel fondamento, quella pezza d'appoggio a partire dal riconoscimento della quale avanzare qualunque discorso veritativo, qualunque ipotesi veritativa? Hegel, attribuendolo agli empiristi, lo chiama il questo qui. Che cos'è il questo qui? Sono quelle che Locke chiamava idee e fondamentalmente noi possiamo considerare percezioni basilari. Per esempio, tutte le sensazioni che Locke ovviamente non prendeva in maniera ingenua, per cui non diceva Locke: siccome vedo questo tavolo grigio, allora questo tavolo è grigio. Diceva però che, a prescindere da come sia questo tavolo, qualunque cosa dica, pensi o faccia, deve riferirsi a dei costituenti ineliminabili dell'esperienza. Cosa intendeva dire? Che se anche io vedo questo tavolo come grigio, e poi c'è un daltonico, e poi c'è un cieco, quindi il daltonico non vede questo tavolo come grigio, il cieco non lo vede affatto, che cosa abbiamo in comune? Io che vedo questo tavolo come grigio, il daltonico e il cieco. Che ci sarà un punto di innegabilità per il cieco, il quale magari tocca il tavolo, oppure per il daltonico, che magari lo vede arancione. Però tutti e tre converremo sul fatto di doverci arrestare a delle esperienze innegabili.
ineliminabili. Un altro buon esempio che potete sperimentare anche adesso, seduta stante, sono i fosfeni. Cioè, se voi adesso chiudete gli occhi e vi premete leggermente, potete farlo leggermente, non vi ferite, non voglio domani sul giornale insegnante a cieca, studenti, vi premete leggermente sulle palpebre con un dito, vedrete che non è totalmente buio, nero, come l'orco delle fiabe, ma vedrete dei cerchi, vedrete una specie di segmenti, delle chiazze gialle, bianche, qualcosa del genere. Quindi un qualcosa, un quid ineliminabile. Questo, quindi anche portandolo all'estremo, no? della percezione. Un altro esempio banalissimo è il fatto che nessuno di voi ha mastito il silenzio. Non esiste mai il silenzio, no? È impossibile. C'è sempre qualcosa. Sempre. Non fosse altro il rumore del tuo cuore. E non volevo essere poetico. Questo Hegel, attribuendolo alla tradizione empiristica, lo chiama certezza sensibile. E allora qual sarebbe il giochetto, per così dire, degli empiristi? Che, un po' come quando voi eravate piccoli, giocavate con i Lego, no? Prima vanno alla ricerca non dell'arca perduta o del Graal, ma vanno alla ricerca di qualche esperienza, a seconda poi dell'empirista cambia, no? Qual è l'esperienza, però incontrovertibile, indiscutibile, che nessuno può negare, dove cioè bisogna arrestarsi e dire questo non si può negare. E da questa innegabilità fondamentale, presunta, costruiscono tutti i loro sistemi filosofici della conoscenza. Vediamo adesso i razionalisti. Prendiamo il loro capostipite, Cartesio. Cosa dice Cartesio? Fondando in questo tipo di operazione il suo metodo, il metodo per la ricerca della verità, deve fondarsi su cosa? Su certezze. Queste certezze non sono più sensibili, non riguardano più i sensi, almeno in un'accezione materialistica del termine. Però sono certezze che, se vogliamo considerare logiche, non per questo svolgono un ruolo diverso rispetto alle certezze sensibili degli empiristi. Infatti, l'innegabilità, secondo Cartesio, da un lato del soggetto che dubita e dall'altro di Dio, avendo il soggetto che dubita l'idea dell'ente perfettissimo, queste certezze hanno in Cartesio la medesima valenza delle esperienze sensibili ineliminabili, a seconda poi del modo in cui le caratterizzano, ma comunque sempre le esperienze sensibili ineliminabili sono. Oggigiorno, da un secolo a questa parte, gli inglesi chiamano sense data, dati di senso. O se volete un'altra espressione più moderna, che risale a un filosofo di nome Russell, d'inizio Novecento, la tradizione empiristica, che poi arriva fino a lui, infatti sapete che è maggioranza inglese, potete chiamarla knowledge by acquaintance. Cioè la knowledge by acquaintance sarebbe una conoscenza immediata di ciò che non può essere eliminato. Ma la knowledge by acquaintance ce l'ha anche Descartes, perché Descartes, invece di applicarla alla sensibilità, l'applica alla priori razionale, ma sempre una certezza incontrovertibile dovrebbe essere. Allora, se questo si è capito, cioè che
gli apparenti opposti in realtà coincidono, perché sia i razionalisti che gli empiristi fondano il loro discorso filosofico e la loro ricerca della verità sulla certezza, adesso si potrà forse apprezzare l'attacco feroce di Hegel, il quale dice che la certezza non esiste, né a livello razionale, razionalistico anzi, cartesiano, né a livello empirico, sensitivo, se si vuole usare questo come sinonimo di empirico, anche se la cosa è discutibile. Non esiste il questo qui. Quando tu dici, e lo fanno per esempio anche i virologi oggi in TV, no? Mi baso sull'evidenza. Notate, in base alle evidenze scientifiche, quell'evidenza, secondo Hegel, è un mito. Come è un mito dire, questo qui lo senti? Lo senti? È duro, è un tavolo? Come un mito dire, questo qui, il soggetto che dubita e che per forza deve esistere perché altrimenti non potrebbe nemmeno dubitare. Tutti i miti, tutte costruzioni, possibili solo grazie alla storia della conoscenza, quindi dell'umanità precedente, possibili cioè solo grazie al lavoro dello spirito o alla conoscenza come lavoro. Vediamolo brevemente, riprendiamo l'esempio di Cartesio. Cartesio non si sarebbe nemmeno posto il problema di Dio o il problema dell'io se non avesse avuto una lingua, il francese o il latino. Questa lingua ha una storia. I concetti di questa lingua hanno una storia, le parole hanno una storia. Quindi, quando Cartesio pensa di aver rimosso tutta questa storia alle sue spalle, millenaria, che parte dal latino, poi arriva nell'evoluzione del volgare francese e così via, in realtà ne è vittima. Hegel parla di astuzia della ragione, intendendo per ragione lo spirito, cioè a dire che ogni volta che tu parli, questo vale anche per Cartesio, ti sembra di dire qualcosa tuo. Quante volte voi dite io penso che, non dici affatto qualcosa di tuo. Sei come il testimone delle Olimpiadi, no? Che porta la fiaccola. Questa fiaccola risale più o meno ad Adamo ed Eva, anche nel senso biblico che richiamavo prima. Ogni volta dici questo è il mio pensiero, anche a livello banalmente grammaticale, porti con te, esprimi, non puoi fare a meno di esprimere millenni di storia, linguistica, sociale, culturale, epidemica. Perché ci rientrano tutti questi aspetti della storia umana. Quindi, la tradizione razionalistica, che crede di aver trovato un punto neutro, un punto primo, un fondamento dei fondamenti, in realtà è soltanto, direbbe Dante, il mezzo del cammino di nostra vita. Per Hegel siamo sempre nel mezzo di un cammino, sempre. Non esiste né l'inizio né la fine. E invece la certezza sensibile, o anche non sensibile, la certezza razionalistica, pretendeva di trovare l'inizio del cammino della conoscenza, sbagliando completamente.
perché non si dà conoscenza senza lavoro. Lavoro inteso come lavorare, come attività, e quindi se attività è aperta, non ha né un inizio né una fine. Passiamo adesso agli empiristi, perché uno potrebbe dire, certo, la parola Dio è una parola, quindi è una sua storia. Il concetto Dio è un concetto, quindi è una sua storia. Stesso dicasi dell'io, stesso dicasi del francese, del latino, ma la sensazione di caldo, il vedere il grigio, l'ascoltare un suono, questo non avrà una storia, questo non sarà culturale, sarà questo qui, cioè sarà qualcosa di assoluto. E invece no, anche questo viene da Hegel relativizzato, perché tu credi che sia un assoluto, che sia un punto fermo, che sia, se volete, una dimensione vergine, ma non si danno dimensioni vergini, perché anche quando asserisci ho sentito un rumore, prima di tutto per asserirlo deve ripassare dai problemi linguistici che dicevamo prima, quindi dalla storia del linguaggio e dalla storia dei concetti. Ma poi, come già aveva visto Vico, come si iniziava a vedere all'epoca di Hegel con Lamarck, e poi come si vedrà ancora più esplicitamente con Darwin, anche a livello biologico abbiamo una storia. Per cui, quando noi sentiamo un rumore, non è che sentiamo qualcosa di assoluto, ma siamo portatori, per esempio, dello sviluppo di quell'organo che è l'orecchio, l'organo dell'udito. Pertanto non sentiamo nulla di originario o di assoluto, ma sentiamo sempre qualcosa di relativo alla storia di cui noi siamo espressione. Non ha senso chiedersi qual è stato l'uomo che per primo ha sentito l'odore di un fiore. Perché per sentire l'odore di un fiore serve una storia collettiva che metta in condizione il soggetto di poter asserire, anche semplicemente a livello sensoriale, senza usare le parole, di potersi rendere conto di sentire l'odore di un fiore. Facciamo l'ultimo esempio che si collega alla tradizione empiristica, perché la nostra tradizione scientifica si ispira, almeno nei suoi proferimenti, più alla tradizione empiristica, quella inglese, che a quella razionalistica, anche se Cartesio, per altri motivi, quelli matematici, è alla base della scienza contemporanea. Ma quando voi sentite, dicevo prima, un virologo oggi alla TV dire: in base alle evidenze scientifiche possiamo asserire che, quelle evidenze scientifiche, diranno gli epistemologi successivi a Hegel, sono theory laden, cioè sono cariche di teoria. Quando il virologo guarda nel microscopio, ci guarda e ci capisce qualche cosa, io e voi non ci capirebbe nulla, perché ha migliaia di libri in testa. Avete capito? Non è che guardando il microscopio, se non hai migliaia di libri in testa, ci vedi nulla. E se tu avessi altri tipi di libri, ci vedresti altre cose. Se tu avessi fatto altri studi, dico. Ci guardo io, ci guardate voi, non ci vediamo nulla nel microscopio, nulla. Quindi per noi non c'è nulla di evidente. E allora, direbbe Hegel, anche nel virologo non c'è nulla di evidente. È una costruzione anche quella, che chiama evidenza. Quindi, nessuna certezza sensibile, o meglio, tutti noi crediamo di avere certezze sensibili. Per secoli, se non per millenni, i filosofi e gli scienziati si sono basati sulle certezze sensibili e anche ora lo fanno. Però tutto questo, dice Hegel, utilizzando il suo termine più famigerato, più famoso, va sottoposto ad Aufhebung, cioè a superamento. È un termine tedesco
che ha un significato apparentemente contraddittorio e che da 200 anni viene usato per riassumere la dialettica di Hegel. Cioè, lo spirito, vale a dire la vita umana sulla terra, funziona a forza di aufhebung, cioè di superamenti di posizioni precedenti che vengono comunque mantenute perché assimilate. Se vi sembra strano, pensate alla vostra vita. Voi non avete più 5 anni, ma il bambino non è scomparso del tutto. A parte a livello fisico, nonostante il ricambio di cellule, però magari qualcuno di voi ha sempre una piccola cicatrice, auguro piccola, che si è fatta 5 anni. Però siete cresciuti nel frattempo. Cosa avete fatto? Avete superato il bambino, ma allo stesso tempo lo avete mantenuto. Per non parlare ovviamente poi degli aspetti psicologici, questi si dimostrano ancora più facilmente. Che le esperienze che uno ha avuto 5 anni, certo, le ha superate, però allo stesso tempo le ha mantenute. Anzi, se non le mantenesse, senza la sua memoria, voi non sareste voi, non esistereste. Non a caso, la peggiore malattia che possa capitare ad un uomo è l'Alzheimer. Ecco, è un po' come se Hegel accusasse tutti i filosofi di essere malati di Alzheimer rispetto alla realtà, perché ritengono un po' come il nostro digitale che possa darsi un on-off, acceso, spento, quando invece si dà solo dialettica, in tutti i fenomeni, tutti, cioè si dà aufhebung. Abbiamo un costante, continuo superamento, ma anche mantenimento. E attenzione, questo superamento, un po' come nella dialettica servo padrone, non va inteso come un miglioramento. Questa è l'interpretazione ingenua che purtroppo a volte i manuali continuano a dare di Hegel. Chi l'ha detto che voi siete meglio adesso di quando eravate bambini? In base a che cosa? La cosa sarebbe quantomeno discutibile. Per esempio, magari qualcuno era più felice a 5 anni di quanto possa esserlo ora. Però un superamento c'è comunque stato, perché avete 18 anni anziché 5.